Io, sapete, ancora non ho preso una decisione definitiva su questa vicenda, e è molto pesante questa scelta, come, come potete immaginare, visto che siamo fra, non solo fra persone esperte e giornalisti bravi, ma siamo anche fra persone che, Siena, che vogliono bene a Siena, vogliono bene alle nostre tradizioni. Quindi la scelta la farò um, all'ultimo momento. Uno dei motivi, ieri ho fatto anche una riunione con la Municipale dicendo che bisogna cercare di non, di non fare stop and go per quanto riguarda il, i colori del, del nostro comune perché per capire se ci fosse un miglioramento progressivo. È ovvio che il tema fondamentale è, è, sono i contatti: gli assembramenti sono un'altra cosa, i contatti per il palio sono una parte del palio, legittima, assolutamente giustificata. Basta pensare al giubilo della contrada vincitrice, basta pensare a quello che significa. L'interesse che c'è nella nostra tradizione, nella nostra civiltà, basta vedere qui l'entusiasmo dei miei veterinari, del dottor Ciampoli e quindi avete visto i nostri tecnici, sono tanti anni con noi che l'ho visti proprio, diciamo... Preoccupati ma anche contenti di essere qui al Ceppo. Quindi, quindi la, la situazione è come al solito una situazione in questo momento in generale in condizioni normali e ci ritorneremo. Era una festa. No? Questa era l'inizio il preludio, insomma l'antipasto diciamo, di tutta una serie di eventi che poi entravano nella storia della nostra città. Quindi, ma eh, basta vedere il numero dei cavalli che, 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 che ci sono stati, quindi non è che questo interesse è diminuito oppure le persone si sono, e anche per questo noi vogliamo, in, quello che possiamo fare, farlo ovviamente, si sta parlando di 169 eh, cavalli e 167 ammessi, si sta parlando di, di oltre 50 cavalli nuovi, quindi insomma è, è chiaro che... Che qui non stiamo parlando di, di, di aspetti episodici, ma non c'è bisogno lo dico a voi, lo sapete tutti, forse anche meglio di me per certi versi, visto che paio lo seguite da, da decenni. Questo è, è il tema, è una civiltà che, che, che non muore che, e che ha non solo il rispetto, come diciamo sempre anche eh, di questi magnifici animali, ma è, ha, ha un rispetto di, 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 delle proprie tradizioni, che è un modo. Per guardare al futuro in maniera intelligente, e questo è questo il tema. Siamo qui oggi, indipendentemente da quello che succederà, sulla domanda che mi è stata fatta, proprio perché questi momenti, comunque, sono momenti di socialità e, e sono importanti. Poi do, bisognerà capire quello che è possibile e non è possibile fare. E, ripeto, se, vediamo un po' come si evolve la situazione sanitaria, perché tanto è lei che detta diciamo, la situazione. La preoccupazione più grossa è, è, è proprio non tanto tutto quello che può succedere in piazza, a parte il giubilo, a parte, ma è, è tutto quello che c'è fuori, da, che ruota nella città, non solo in piazza, perché l'arrivo in piazza del cavallo, l'uscita, eh, le scene. Eh, quindi il problema è che le regole si possono anche scrivere, poi bisogna, poi bisogna riuscire a farle rispettare eh, e non è che eh, dopo un anno senza palio... Eh, si fa male a dire a, dire a una cittadinanza, e, insomma, sinceramente qualche preoccupazione andare a dire a qualcuno guardate bisogna stare a un metro l'uno dall'altro, l'avrei, ecco, credo, credo se poi qualcuno mi manda a quel paese forse, forse insomma, credo sarebbe anche un ragionamento... Insomma, che è accettabile ecco, per certi versi. Ma come si fa a vincere un palio? Si scendono al palio da, dal palco, e, e sotto le persone devono stare a un metro dall'altro? Eh, io la vedo una cosa piuttosto complicata, ecco, per, poi eh, può succedere tutto. Ma... Eh, bisogna vedere questa evoluzione dei vaccini, questa evoluzione, eh, questo secondo me è, è, è dirimente. Voglio capire bene ora il mese di maggio, la, la, la prima parte del mese di maggio come va, è chiaro, più stop ci sono e, e, e più la, la strada è in salita, su questo è evidente, no? per questo ho, ho detto della, della, della riunione con il comandante, con il vice comandante della municipale e con il vice sindaco che ha la delega alla municipale, di essere un po' più eh, stringenti ora, proprio per cercare eh, se dobbiamo fare un percorso, lo dobbiamo fare in discesa, se lo facciamo in salita eh, è un problema. Io sinceramente, dopo aver visto l'estate. Sarà un inguaribile ottimista, però mi pareva che tanto la città va, va ringraziata tutti i cittadini che davvero stata, anche ora c'è un'attenzione perché le cose succedono in altri posti senza criminalizzare nessuno a Siena non succedono, eh? questo va detto e le persone hanno, hanno un senso civico notevole e questo eh, fa, parte di, fa parte di un vissuto collettivo di cui il Palio è una parte. Perché il Palio non è mica soltanto... Il Palio è il rispetto dell'anziano, il rispetto dei rapporti sociali, le interiezioni fra le, 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 le generazioni. Dove si vedono queste cose fuori da Siena? Ma non perché io voglia. È eh, chiaro, noi tutti li vogliamo bene nella nostra città, però questa è la verità, poi uno la può, la può, la può vedere come vuole. Eh, eh, però questo è il, nostro, è, il nostro, è il nostro modo di vivere e abbiamo avuto un'estate, devo dire. Per merito dei cittadini, mica perché qui le medaglie non se le deve mettere, io me le metto le medaglie, insomma, per merito dei cittadini è molto buona. E speravo francamente che, col, che, che poi ci sarebbe stato, purtroppo avete visto, eh, se, io non sono uno specialista, però problemi con, con qualche vaccino, eh, 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 poi non lo so, insomma, eh, anche sulle produzioni di questi vaccini credo ci sia stati dei ritardi, certamente non determinati, eh, da, da, non da noi ma comunque in generale, e un conto sarebbe se arriva alla, a, a, alla fine di maggio e c'è una, una vaccinazione, come si dice, eh, un'immunità di gregge diciamo, al 60-70%, cosa che mi sembra sia sfumata, sembrava all'inizio fosse possibile. E un conto se non ci arriviamo, per esempio. Quindi siccome io eh, la speranza ce l'ho sempre, perché, <ride> perché insomma è una cosa e prima di, di, di annullarla... Insomma, eh, dispiace molto, no? dispiace a tutti. E allora eh, cerco di, di, di arrivare fino all'ultimo momento utile per, 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 che, che poi non, non, non fa diventare un caos l'organizzazione. E questo è il motivo. Vediamo dove si arriva con l'immunità di gregge. Questa sarebbe la mia intenzione, sì, cioè vorrei che comunque, anche perché il palio ci sarà, eh, quindi gli equidi, come, come dicono quelli che hanno una cultura veterinaria importante, bisogna farli allenare, bisogna tenerli in forma. Sono. sono, mh, sono, mh, sono, mh, sono, mh, sono Soggetti che noi amiamo molto, ma sono anche degli atleti e quindi, e quindi non, è che un, non è che oggi eh, chi, chi fa i tornei di tennis ha smesso di allenarsi, pre, aspetta, eh, si allena in previsione di poter riaprire, ma magari un altro anno diciamo, parlo del tennis ovviamente, ma è, è, è così in tutti gli sport. Questi sono, oltre a, oltre a essere molto amati, sono anche degli atleti e quindi in questo senso è giusto che, eh, che si allenino per una corsa specialissima come la nostra. Vanno allenati, rodati e anche la soddisfazione di vederli correre perché chi ha. Cavallo no, non è soltanto certo, vincere è, è sempre infinitamente meglio che perdere, questo, questo non c'è dubbio, però eh, è un rapporto no, con, con il cavallo. Eh, quante volte noi eh, no sappiamo che. Eh, che il cavallo poi cioè, cioè, diventa un'affezione anche magari di chi non è il proprietario, di un mangino, di un capitano che poi lo compra e, e lo tiene a prescindere dai risultati che può, che può fare eh, que, mi sento di dirgli bravi, bravi eh, perché questo ha un significato ben preciso che il senese ama il cavallo eh, ama il palio e quindi come vedete no, eh, la risposta è stata noi vogliamo in tutti i modi il protocollo e vogliamo andare avanti questa è la risposta che ci ha dato con questi numeri eh, i proprietari quindi io li, non posso ringraziarli per le feste titolari io vorrei che qualcosa venisse fatto quest'anno perché eh, anche questo fa parte della nostra tradizione mm, mi sembra innaturale per così tanto tempo non sentire il rullo dei tamburi e vedere i ragazzi che si allenano nelle piazze, nelle società di contrada e negli spazi dove abitualmente si allenano mi sembra innaturale. E stiamo ragionando le forze dell'ordine con il signor prefetto e con il signor questore. E ho parlato, con, ho parlato con, il, con il rettore del magistrato. Io vorrei fare eh, almeno un giro in forma ridotta, ecco, lo, lo vorrei fare il giro. Poi vediamo ancora il dettaglio, non lo so, però vorrei, vorrei il giro farlo. Magari i primi giri, quelli delle contrade che, che per prime eh, hanno, hanno la festa titolare, forse eh, troviamo una soluzione per, far, per farlo scorrere, uno, sì, uno slittamento leggermente in avanti. Ecco. Eh, però mi interesserebbe molto, mi, anche questo... Sapete bene che il nostro rito è composito, quindi eh, eh, non si può trascurare alcun aspetto, anche questo è molto importante. Ovviamente, ovviamente. Eh, o tutti o nessuno, come, come dissi lo scorso anno, perché eh, le 17 consorelle eh, hanno tutti gli stessi diritti e ovviamente eh, devono poter fare il giro, devono poter fare la festa titolare. Magari chi ha, eh, chi ha date molto anticipate eh, troveremo delle soluzioni eventualmente, sposticipando eh, per l'appunto l'evento. <music>